Buongiorno amici del vino, bentornati in Enoteca Ravazzani. Oggi volevo raccontarvi una situazione un pochino imbarazzante in cui mi sono trovata a casa di amici. Allora, eravamo lì per una cena in compagnia, avevo portato dello spumante da bere come aperitivo e stavamo preparando la tavola. La mia amica mi dice: beh, dai, è una bella serata, siamo in compagnia, volevo festeggiare, vado a prendere i bicchieri del servizio bello, così facciamo proprio un figurone. E allora io gli dico: ma sì, va bene, dai, che bello, brindiamo, facciamo un bel cin cin. E 2 minuti dopo la mia amica arriva con un bicchiere tipo questo. Al primo momento l'ho guardata e non sapevo cosa dire, ero un pochino imbarazzata. Poi, vabbè, col sorriso sulle labbra gli ho detto: Gioia, guarda, non è proprio il bicchiere che esalta appieno le caratteristiche del vino, perché è un po' troppo largo, per cui le bollicine si disperdono un attimo. La mia amica, imbarazzatissima, dice: no, guarda, scusami, ma io proprio proprio non me ne intendo, e mi hanno regalato un sacco di bicchieri, ma sono di tante forme, non so che cosa utilizzare. Allora, per salvare la situazione, le dico: beh, dai, fammi vedere che bicchieri ti hanno regalato, così vediamo di trovare quello corretto per la tipologia di spumante che stiamo per andare a degustare. E infatti mi porta davanti a questa credenza piena di bicchieri e dico: meno male, c'è anche un flute, che è praticamente un bicchiere tipo questo. Come potete vedere è molto più fine verso il fondo, perché così quando voi versate lo spumante o un vino frizzante, che dir si voglia, le bollicine vedrete che partiranno da questo punto a salire verso l'alto, per cui faranno una bellissima immagine. Quando voi mettete il bicchiere davanti agli occhi, come sto facendo io in questo momento, vedrete salire tutte queste bellissime bollicine e partiranno tutte dallo stesso punto. Anche quando metterete il naso nel bicchiere sentirete i profumi, perché comunque ha un'apertura abbastanza stretta e esalta le caratteristiche dello spumante o del vino frizzante, perché qui va benissimo anche un vino bianco, un vino rosé o anche un rosso frizzante, sempre per lo stesso motivo, cioè le bollicine devono salire verso l'alto e, concentrandosi nella parte bassa, vedrete una bellissima sensazione che invece non riuscite a trovare quando il bicchiere è tipo questo, cioè un ballon. Un ballon è molto più ampio nella parte bassa e serve per ossigenare il vino. Uno spumante non ha bisogno di essere ossigenato, mentre un vino rosso deve essere ossigenato, soprattutto se è un vino rosso con delle caratteristiche importanti, quindi un Brunello, un Barolo, un Barbaresco, cioè un vino da lungo invecchiamento. E questa è la tipologia corretta di bicchiere, perché ha un fondo molto ampio, quindi il vino riesce a ossigenarsi e anche la parte dove voi potete metterci il naso è molto più ampia, perché così i profumi non verranno condensati in un piccolo spazio, come invece è questo. Vedete le differenze? Questo è molto piccolo perché lo spumante ha dei profumi solitamente più delicati rispetto ai profumi più evoluti di un vino rosso. Quindi per un vino rosso evoluto utilizzate un ballon. Dopodiché invece ci sono dei vini bianchi fermi, dei vini rossi di media struttura o dei vini rosati. Per queste tre tipologie di vino potete utilizzare un bicchiere a tulipano, si chiama, che è molto più stretto nella parte finale, però sempre più largo rispetto al flute. Vedete, è più largo rispetto al flute ed è più stretto rispetto al ballon, perché comunque è un vino bianco con una minore intensità di profumi, oppure è un vino rosso più giovane. E quindi questa è la tipologia di bicchiere corretta per il vino bianco. Oppure,
per fare una cosa semplice, 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 se uno non ha a disposizione un sacco di tipologie di bicchieri per il vino, utilizzare il bicchiere a Renano o il bicchiere ISO, che è praticamente un bicchiere, lo chiamano anche calice da degustazione, perché ha una conformazione, diciamo, standard, che va bene sia per un vino spumante, che per un vino bianco, che per un vino giovane. Allora, questo diciamo che è il classico calice che utilizzano i sommelier quando fanno le degustazioni, perché ovviamente non possono girare con 5.000 tipologie di bicchiere, come vi ho fatto vedere. Quindi, giusto per sintetizzare un attimo ed evitare figuracce che non sono molto carine. Se se state per degustare un vino frizzante, utilizzate sempre dei bicchieri molto piccoli. Se state per degustare un vino importante, invecchiato, utilizzate un bel ballon, così il vino può ossigenarsi. Se state degustando un vino bianco, utilizzate un calice di media dimensione. Oppure, appunto, acquistate un calice da degustazione e siete tranquilli con tutto. Grazie, spero di esservi stata utile. Se vi è piaciuto questo video, mettetemi un ok e vi aspetto alla prossima. Grazie, ciao!